Allora, nuovo giorno qui alla Fiat Cecina di Roma e nuova ospite Silvia Salvatori. Come stai, Silvia? Molto bene, grazie. Allora, innanzitutto partiamo da C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Che emozione è stata portarlo qui su quel red carpet, all'auditorium, fin d'apertura? È stata un'emozione grandissima, devo dire. Io stessa, pur stando dentro il film, mi sono trovata ad essere dalla prima immagine veramente spettatrice, cioè mi sono anche dimenticata di me, tanto sono Che è il stata, massimo poi che è il massimo quello, no? che può accadere, sì, perché insomma un po' di ego, un po' di E beh, attenzione comunque. alla propria interpretazione c'è sempre, ma invece io sono stata veramente, cosa che ho detto anche a Paola, sono stata completamente rapita, ma dalla prima inquadratura, ho trovato una Paola Cortellesi regista in stato di grazia totale. Grande coraggio anche io ho trovato. Grande coraggio, Uso della musica anche. tutto. È veramente un film. Pensavo di essere di parte, in realtà non lo sono. Beh, No, perché veramente posso essere di certo. parte per l'affetto e la stima che ho di Paola come collega e anche come amica, però non sono di parte perché ha veramente fatto un grandissimo film, un film importante. E la cosa più coraggiosa di Paola, secondo me, ma neanche coraggiosa, perché io credo che Paola non abbia pensato ad essere coraggiosa, ma ad essere eticamente quello che è, Quello che sentiva, ha fatto come quello che sentiva, donna. E esatto. però credo che la sua popolarità sia anche un po' funzionale, nel senso che questo film è importante che lo vedano i giovani, soprattutto i maschietti, secondo me. Esatto. E Uomini di quindi, tutte le età, dai più esatto, giovani così sì. sanno già, fino a beh, quelli più vecchi però sono già andati Quelli più vecchi secondo me non si ormai. salvano, però possono ripensarci, possono magari chiedere scusa o Sì, o anche riflettere. anche Senti Silvia, riflettere. facciamo un passo indietro. Tu Paola da quanto la conosci? Ah, io Paola la conosco in realtà da tantissimi anni, perché comunque si frequentavano i teatri off a Roma, il Teatro Colosseo con Massimiliano Bruno e Edoardo Ma Leo, quindi quindi tipo anni ci 90, fine anni 90? sì, adesso stiamo esattamente più o Ah, meno. non puoi il. No, ma scherzo, sì, esatto, sì, 90. E poi però quindi ci siamo incontrati spesso al Teatro Ergo, al Colosseo, con diverse persone in comune. In realtà poi ci siamo legate molto nel 2015, quando sono stata scelta con grande fatica da Da Massimiliano Massimiliano Bruno per Bruno. fare Gli ultimi saranno ultimi, dove faccio appunto questa amica del cuore Che già era di un film Paola. coraggioso Era quello, un film eh? coraggioso, secondo me un film molto bello, che era poi una Secondo me non pièce gli è stato teatrale di neanche Paola. dato il Sono molto credito che d'accordo, meritava. sono Cioè, d'accordo. ho visto film peggiori che sono stati celebrati molto di più di quello. Sono d'accordo. Perché, beh, lì sai, ci sono sempre le cose che dividono, che Paola, apposta Sì. dico Paola, che giustamente ha questa grande capacità di essere sempre molto ironica, ha fatto tantissime cose, e quindi diciamo che la storia era un po' amara, una storia insomma anche lì molto importante, quindi non lo so se una parte del pubblico si è sentito tradito oppure se è uscito in un momento. Non mi ricordo, c'era stata qualcosa di importante, ora mi sfugge, a Parigi, forse qualche Sì, uno dei forse c'è stato il mille. Bataclan, sì, non so Esatto, se. esatto. Per cui non è stato un film, Nel diciamo, da quel momento punto giù. di vista fortunato, però secondo me un film veramente bello Sì, invece, di sì. sceneggiatura, che poi era la pièce teatrale di Paola che ha Esatto, portato in giro tanto esatto. tempo. Senti Silvia, che regista, che tipo di regista è Paola sul set? Sta addosso. Io abbiamo intervistato Giorgio Colangeli, abbiamo intervistato, è venuta Emanuela Fanelli, è venuto Vinicio Marchionni. Tanto Giorgio ha raccontato con Giorgio e Vinicio pure, anche Emanuela, abbiamo parlato della romanità che c'è nel film, che è una Certo. romanità molto diversa da quella attuale, che era Sì. completamente diversa, il romanesco è meno strascicato anche, Sì. è molto. Infatti Giorgio diceva che stavate attenti ai bambini, che non dicessero parole moderne, Sì. parolacce moderne. Ma per questo dico che Paola ha fatto una scelta precisa per ognuno. Io ho ricevuto una telefonata da Paola che mi raccontava appunto del mio personaggio. Premesso che io sono adottata trasteverina, quindi vuoi anche per l'età e per le frequentazioni, quelle comari che sono un po', se vogliamo dirlo, un po' il coro anche nella tragedia, Eh quelle che sì, esatto. partecipano Quelle che stanno lì nel cortile e attivamente, commentano. esatto, e non possono cambiare purtroppo le sorti o gli eventi che accadono, però sono una testimonianza continua. Quindi quella era una Roma a Trastevere che io ho vissuto tanto, ho vissuto le partite dell'Italia in mezzo alla strada dove ci mettavamo, ognuno portava qualcosa da mangiare. Quel senso di comunità, a volte anche invadente, però che secondo Certo, perché me poi era. era molto salvifico invece Che anche non c'è questa. più però. No, che non c'è più.
Io l'ho ritrovata perché sto vivendo in un paese, quindi me la sono andata a riprendere da un'altra parte. Ah, quindi l'hai traslata da un'altra sì, parte. Sì. Ma anche, su, per esempio, con Giorgio parlavamo anche della lingua, perché c'era anche una grazia diversa, mentre poi è scivolato anche un po' più verso la grevità a volte, no? Sì. Cioè oggi il romanzo è proprio quello home. Sì. Invece lì c'era una grazia anche. C'era una grazia, c'erano anche dei modi di dire. Abbiamo sì. fatto delle improvvisazioni con Paola, poi alcune le ha tenuto. Io sono questa sora Elvira io dico, mi viene il coro, non so, sono influenzata dal teatro di queste comari, che è un po' quella, diciamo, contro, quella un po'. Che apparentemente non è buona, poi in realtà capirete che c'è un perché. Ma forse Elvira, proprio perché è un po' contro questo essere sempre buone delle altre. Poi infatti Paola mi ha proprio scelta un po', me l'ha disegnata addosso, perché secondo lei il fatto che sono piccoletta potevo essere più cattiva in mezzo a queste due che sono un po' più valchirie di me. E quindi è stato divertente anche questa cosa. Io le ho viste quelle comari là a Trastevere, ma anche che mettevano lo stendino perché qui non parcheggi perché aspetto mio figlio. Dici, ma anche no, cioè quelle cose veramente che sapevano essere cattive, dici, che sapevano essere cattive. E poi quei modi di dire, questa si crede di andare più su del fornaro, che tu dici, ma perché? È perché al forno ci si andava, cioè, a comprare il pane, non è che potevano arrivarci tutti, costava, il forno era un punto, quindi quando una si voleva dare le arie c'era questo modo di che dire. Era proprio legato al tempo. Cioè, legato al tempo, oppure attento a sti due che fanno il pan grattato. Io, cioè, voglio dire, sentivo questi perché signori. Perché il pan grattato? Perché i piccoli maschio e femminuccia che fanno un po' all'amore, si fa il pan grattato. Ma erano bellissime, era cioè un sapore proprio sì, di un'altra romanità veramente. Che si è persa, sì. Veramente, infatti guardandolo poi c'era la Roma del 46, c'erano tante cose così. Senti Silvia, tu però sei anche passata da Venezia prima di Roma, perché sei in adagio di Soldi, ma sì. È lì cast totalmente maschile. Totalmente maschile, da lì Favino, sono la quota fucsia, diciamo. Mastan. E lì come ci sei finita? Lì ci sono finita perché ho fatto un provino. Ho fatto prima un self tape che ho mandato a Laura Muccino, poi sono stata chiamata e fortunatamente sono stata presa. Il mio ruolo, sono la moglie di Pier Francesco Favino, una donna sopravvissuta, perché comunque la storia sì, è distopica, è una no? distopica, sono dei vecchi criminali, ognuno sta pagando il suo prezzo e una donna accanto a un uomo così, senza che racconto troppo, perché esce il 14 dicembre, esatto. Pagherà anche, ha pagato anche lei il suo prezzo, quella vita lì che e lascia dei segni. Com'è stato il set? Vabbè, è stato proprio due mondi opposti. Due mondi però, completamente uno opposti, perché con Paola chiaramente c'è anche una confidenza, non solo perché poi ero anche certo, come un gatto intangenziale, ho certo. fatto anche una piccola parte lì con lei, poi c'è una un po' anche una quotidianità con Paola e ci conosciamo meglio, quindi. E poi Paola ha un modo di rapportarsi, anche lei viene dal teatro, è molto meticolosa, molto attenta. Solly, ma sono arrivata là, mi sembrava di essere arrivata un po' in America, sinceramente, sì, per la mia era esperienza. Era reduce dai due film, esatto, da Hollywood. Là. Quindi sono stata in realtà lanciata in macchina con Favino, dopo 3 ore di trucco, arrivata alle 3, ho girato alle 6 del mattino, se mi chiedi, non so, non ci ho capito niente, però era una vera sopravvissuta, nel senso, è stato un onore chiaramente stare in un cast così importante come unica donna, quindi. Grazie Stefano Solli, ma che ha visto in me evidentemente una sopravvissuta. Esatto, cos'è recitare per te Silvia? Se domani qualcuno ti dicesse che non puoi più farlo, sopravviveresti benissimo? Ma sì, perché io in realtà vengo da una famiglia di cineasti, ho sempre recitato, però non ho mai pensato di recitare per farne un mestiere. A un certo punto è accaduto perché io veramente andavo sempre cercando di interpretare qualcuno, di mettermi nei panni degli altri. Poi chiaramente crescendo è diventato un lavoro e anche una responsabilità. Per me il gioco di mettersi nei panni degli altri è veramente salvifico per te che lo fai, ma anche per le persone che ti guardano. Per me è una grande responsabilità questo mestiere, non è. Quindi non ho mai pensato al successo, nonostante abbia perso dei treni importantissimi, sia stata cacciata da tutte le accademie, dalla linea Vermeuler in poi, con borse di studio. Cioè una storia un po' da ribelle. Un po' da ribelle, sì, da giovane ero molto molto ribelle.
come un po' tutta la mia famiglia di donne al cinema, molto comandanti. Oggi che sono più grande mi godo di più quello che faccio, però se non dovessi fare più l'attrice reciterei anche. Mettersi nei panni degli altri vuol dire anche senza la telecamera, esatto, prendersi cura di qualcuno, l'empatia, essere empatici. Ecco, io credo di avere ascoltare. Naturalmente un'empatia, quindi dici. E poi sono una brava ristoratrice, male che va, però, in altri che modi. Va pure tanto, insomma. Senti, Sera, qual è il tuo film del cuore? Ah, oddio, del cuore in realtà ce ne sono tanti. Sicuramente tra i primissimi c'era Una volta in America, la scena per me più erotica del cinema, al momento del bambino che porta la pastarella, che non sa se finirsi la pastarella, cioè quelle cose che poi se la finisce e se ne va con questa donna bella felliniana che lui giustamente desidera. E quella secondo me è una scena erotica pazzesca, è un grandissimo film. Poi c'è, tra l'altro, segna anche il confine tra l'infanzia e l'adolescenza, sì, no? Bellissimo. Cioè il momento poi in cui e lui alla fine capisce che è ancora un bambino, perché alla fine quando mangi quella cosa invece del. Vabbè, bellissimo. Grandissimo, regione, un film perfetto, enorme. Un film enorme. Poi c'è per me Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, che ogni volta che lo vedo vorrei non vederlo mai più. Quindi sì, un grande film. Più feroce, cattivissimo. E poi nel mio cuore c'è anche un po' Irina Palme, che trovo una sceneggiatura perfetta. Che è un film come Run Faithful che è stato anche dimenticato negli anni. Sì, non so perché. Che però quando uscì mi ricordo fu un piccolo caso, io dovevo andare al cinema, veramente. Sì. Lei è meravigliosa anche d'attrice. Straordinaria. Con dei tempi pazzeschi. Lui che tiene quel bordello, questo uomo incredibilmente romantico, è una sceneggiatura perfetta. Sì, è vero. È perfetta e io mi auguro, proprio perché Paola ha cominciato a fare la regista, che anche noi. Insomma, iniziamo a raccontare delle donne in maniera diversa, perché. Sì, con perché un coraggio diverso. Con anche. Un coraggio diverso, ma anche con delle pulsioni diverse, perché sembra un po' che nel nostro cinema italiano, dopo 50, sembra che non hai più nulla da dire, ma non è una polemica, è proprio che è molto interessante per tante donne invece rispecchiarsi in mille cose che ancora una donna fa a 50 anni, anche le flessioni per dire, capito? Certo, cose un po'. Adesso, cioè, ormai quello. Senti Silvia, faccio un giochino che qui chiudiamo sempre con un giochino. Domani mattina ti suono il telefono, rispondi, è un regista o una regista che dice: Silvia, devi essere nel mio prossimo film. Chi vorresti che fosse? Chiunque può essere. Silvia, devi essere nel mio prossimo film. Non dico Paola perché già è accaduto. Esatto, non dici Sollima. Non dico già Sollima perché è già accaduto. Dico per il suo modo visionario, mi piacerebbe molto Garrone. Ah, Matteo Garrone. Devo dire la verità, sì, perché. Quale Garrone ti piace? Tutto o i primi? L'imbalsamatore? Beh, l'imbalsamatore tantissimo, anche il racconto dei racconti. Mi piace quasi tutto perché ha sempre un suo. Non ho visto quest'ultimo ancora, Io perché capitano. Vengo in paese e arrivano dopo i film. Però ha una visione che mi interessa molto, che sento molto vicina. Sento molto vicina, una visione. Che è un regista che osa molto, ma che ha anche, secondo me, una grande etica. Matteo, chiama Silvia allora, che tanto. Anche una mail va bene comunque, no? Assolutamente sì. Matteo, ti aspetto, poi insomma. Vedi te che poi. Vedi tu. Silvia Salvatore. Grazie, Marconi, grazie, grazie, Silvia, grazie. Grazie.